Salve, sono io, Peter. Sapete, quando si vuole dare vita ai sogni, niente riesce a farlo meglio dei film. Così abbiamo pensato di chiedere ad alcuni registi innovativi di Hollywood di creare la loro, siamo onesti, la loro personale visione di uno stesso episodio dei Griffin. Comunque, ecco il nostro primo regista, Quentin Tarantino. È un cliché! Credi di potermi licenziare? Vuoi scappare? Grazie! Ah, non era necessario, ma fico, fantastico! Scusa, è l'allarme della macchina. Cleveland, spegnilo! Sto premendo il bottone! Devi mettere la chiave nel quadro! Lo sto facendo, ma... Oh, eccolo qua! Oh, ma certo, è questo. Non lontano dal nostro paese, Coagia. Inutile dire che questo avrebbe cambiato la nostra vita per sempre. Senza alcuna reazione percettibile, mio padre si diresse a casa per dare la notizia a mia madre. Vi descrivo un po' la mia casa. Vivevamo in un cottage stile New England che era all'interno di una tenda vintage dell'esercito, che era all'interno di un sottomarino abbandonato. E la commedia è saltata. Dobbiamo comunicarlo ai ragazzi. Eureka, una potenziale cura! E si aggiudica il match Jim Porterfield. Ora l'esterno della nostra casa è un faro. L'interno è lo stesso di prima. Ok, torniamo alla storia. In un nuvoloso giovedì pomeriggio, mio padre presentò la sua commedia. Una delle storie più avvincenti degli anni Ottanta. Padre passò a miglior vita nella primavera del suo 43esimo anno e fu seppellito nella tomba di famiglia. Ehi, salve, sono di nuovo io. Sarebbe fantastico se i film di Wes Anderson fossero davvero così corti. Ad ogni modo, la scritta di Hollywood è più storica di quanto pensate. Già mi sembra che non abbia molto senso. Sei licenziato, Griffin. Hai danneggiato la proprietà della ditta. Dillo alla mia lingua. Signor Presidente, abbiamo un problema. I Decepticons vogliono distruggere le sette meraviglie del mondo. A cominciare con Hagia Sophia. Avremo speranze. Piano, fermare i Decepticons con la birra. Secondo le nostre fonti è in corso la ricerca di un uomo. Perché ci hai messo così tanto? C'era un treno e mi piace contare i vagoni. Era lungo. Io anche più lungo. Chi è quello? Che hai messo? La mia camicia per i funerali. Perciò non riesce ad avere un'erezione? Smettetela di parlare di me! Ascolta, non sono io a chiedertelo. È l'America.
d'accordo? Ora mi siedo di lato sulla tua motocicletta come una vietnamita e andiamo via da qui. Cercate ancora di rimettere insieme il mondo, a quanto vedo. Hai detto a Chris della mia missione? Dovresti dirglielo tu. Questa è la mia preferita tra tutte le sette meraviglie del mondo, Hagia Sophia. È come se Dio avesse creato una basilica per sé. Il secondo bersaglio dei Decepticons è stato annunciato. È il Machu Picchu. Devo andare, baby. Peter, salva quella di basilica. Microsoft conferma. Microsoft Surface. Il mio orologio Samsung Gear S2 dice la stessa cosa. Avrebbe assunto nuovo significato nel contesto di quello che è successo. Peter, sei vivo! Aspetta, ti hanno risaldato insieme. E loro hanno sempre saputo che eri vivo. Vuoi fare domande oppure vuoi farlo in un cimitero? Va tutto bene, Peter? Sì, no. Sì, ok. Allora, quale regista ti è piaciuto di più? A me questo. Sinceramente non mi interessava l'episodio.